Fuori dagli schemi è l'opera di Carlo Sillitti presentata nel laboratorio di Piazza Capuana a Caltanissetta venerdì scorso e con un gioco di sagome, prospettive, linee ed emozioni, l'arte diventa metafora di percorsi di vita. Un progetto nato in collaborazione con l'UEPE a cui hanno partecipato fattivamente alla realizzazione sei giovani tra i 20 e i 25 anni che stanno effettuando un percorso di recupero con la guida dell'arte terapeuta e dello psicoterapeuta Vanni Quadrio. È la presentazione di un'opera che nasce, diciamo, da una convergenza energetica casuale. Casuale perché nasce nel quartiere Provvidenza durante la presentazione di un'altra opera, dove ho incontrato la dottoressa Provenzano che mi ha proposto, diciamo, di una sorta di collaborazione. Io ho accettato perché era una collaborazione per la collettività. Io amo darmi per la mia città. Sono state 4 le settimane necessarie per realizzare l'opera. Il materiale utilizzato, multistrato marino e barre filettate, ma anche tanti dadi, rondelle, fantasia e tanta vernice protettiva. L'opera deve predominare sulla bruttezza, sull'abbandono. Fuori dagli schemi vuole essere questo. Uscire fuori da un abbandono per ritrovare un po' se stessi, ritrovare il proprio senso di appartenenza e l'amore per la propria città. L'arte come strumento per recuperare se stessi, l'amore per la bellezza ed il senso di appartenenza.